Mister Marco Baroni, a vostra disposizione. Prima domanda di Gabriele De Giorgi, Lecce Prima, prego. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno. Domanda molto concreta. Le condizioni di Francesco e quelle di Pongracic, vedo, sono entrambi convocati. È sì. Chiaro che dalla loro disponibilità dipenderebbe, credo, anche un ventaglio di scelte che lei ha a disposizione. Sì, sì, sicuramente. Sono disponibili a tutti gli effetti. Pongracic mi diceva che ancora qualcosina, però è assolutamente, si è dato assolutamente disponibile, quindi questo a me fa molto piacere, e quindi sono giocatori che domani ci dovranno dare una mano sicuramente. Anche di Francesco addirittura lui è proprio bene, ha recuperato completamente, era un problema più che insomma era legato a nei cambi di direzione, aveva sentito un po' di fastidio alla schiena, però sono stati bravi i fisioterapisti, l'hanno recuperato. Mister, la partita di domani, come quasi tutte quelle di Serie A, è una partita di testa e di gambe, soprattutto dopo una sosta così lunga. A che punto pensa che sia la sua squadra da un punto di vista atletico e che tipo di atteggiamento mentale si aspetta? No, ma guarda, io oggi nella riunione, ma oramai sono una settimana che sappiamo benissimo, incontriamo un avversario di grandissimo valore, un avversario dove sa molto bene cosa fare in tutte le situazioni, perché c'è stata continuità di guida tecnica, molti giocatori, è tanto tempo che giocano insieme, quindi ci sono grandi qualità tecniche, fisiche, quindi una partita proibitiva, ma noi dobbiamo, lo sappiamo, anzi questo ci stimola ancora di più, è una partita che noi dobbiamo centrare la prestazione perfetta, non sbagliare niente, perché è un avversario che non ti permette errori. Già sono molto bravi loro a crearsi le condizioni per darti grandi problemi, e noi non dobbiamo regalare niente, dobbiamo fare una prestazione sia dal punto di vista fisico che mentale di altissimo livello, di altissimo vigore, ma lo faremo da questo punto di vista. Pier Andrea Casso, Salento Live 24. Salve mister, un po' mi ha anticipato. La Lazio ormai si è plasmata sul gioco di Sarri dopo un anno di rodaggio. Piace partire da dietro. A Lecce piace fare molto il pressing, l'abbiamo visto anche a Udine, i primi 20 minuti sono stati veramente eccellenti. La sua squadra cercherà di fare il suo classico gioco o attenderà di più la squadra biancoceleste? No, ma sono situazioni di gioco. Una cosa è certa, che questo è un avversario che deve pensare poco, noi non possiamo fare, non dobbiamo, l'aggressività per noi è un valore aggiunto che dobbiamo mettere in ogni gara, perché queste sono squadre che non gli puoi dare spazi, se hanno spazio diventa difficile, diventa ingiocabile, quindi al di là di dove noi andremo a prenderli, è importante che questi giocatori abbiano poco spazio, quindi ci occorrerà dal punto di vista proprio di squadra una grande compattezza, molta aggressività, perché noi dobbiamo mettere questo poi in casa nostra davanti al nostro pubblico, che anche domani ci sarà lo stadio pieno, quindi ci sono le premesse, no? Per fare una prestazione, io parlo sempre di prestazione e continuo a parlare di prestazione dei miei giocatori, perché è quello che noi dobbiamo centrare, attraverso la prestazione poi può venire il risultato, altrimenti è difficile. Poi apro un attimo una parentesi dei ricordi. Lei contro la Lazio al Via del Mare segnò un bellissimo gol decisivo per una vittoria 1-0 di testa. Che ricordi ha di quel gol? E poi per lei, che aveva un passato nella Roma, penso che questa gara sia speciale. Vero. No, guarda, allora io oramai penso alla mia squadra, penso al mio club, penso ai nostri tifosi, penso alla società. Noi abbiamo di fronte un avversario che ci stimola tantissimo, perché io lo considero
insieme al Napoli, al Milan, le squadre che, senza niente togliere niente agli altri, ma che fanno un calcio con una precisa identità, con dei valori tecnici e fisici, come ho detto prima, di grandissimo livello. Quindi sono le squadre più difficili, più complicate da affrontarle, e noi ci capita dopo una lunga sosta, è meglio perché così ci ributtiamo dentro il campionato con tutte le difficoltà che il campionato ci presenta, le ritroviamo all'interno di questa gara. Quindi è una gara che ci teniamo, ma ci teniamo non per il passato, ma per il presente, per la nostra gente che ha atteso così tanto e vogliamo far bene. Ma allora, il gol, parli del gol che ho fatto con il Napoli, con la Lazio 1-0 in casa con il Lecce, ne ho fatti pochi, ma non mi ricordo questo, quindi ci può darsi, non... devo andare a rivedermelo. Giancarlo Castignano, Radio Venere. Sì, buongiorno mister, sono due curiosità. La prima è, ma lei è arrivato, è convocato, lei l'ha visto soltanto in rifinitura, devo sapere le sue sensazioni dal punto di vista fisico e se c'è la possibilità anche di vederlo in campo. Ma in campo sicuro, perché noi in quel ruolo in questo momento abbiamo due assenze importanti. È un ragazzo, siamo contenti di averlo preso, c'ha quello che a noi ci serve, è giovane, ha voglia, voglia di riscatto, è motivato, ragazzo umile, viene come noi da categorie inferiori, quindi ci sono tutte le premesse. Oggi si è allenato, lui è in condizione perché ha lavorato fino adesso con la Fiorentina, e quindi se non partirà andrà dentro subito dopo. L'altra curiosità invece riguarda, è chiaro che è una cosa costante per i colleghi, perché la sosta in questo periodo così lunga non c'era mai stata, ha tolto forse qualche possibilità dal punto di vista psicologico a Lecce, però quali sono le certezze e quali invece i dubbi? Guarda, le certezze è il nostro lavoro, la nostra fatica, il sudore che abbiamo speso in questo mese, dobbiamo essere bravi. Anch'io sono curioso, perché dobbiamo essere bravi, perché abbiamo chiuso con una settimana importante, ma ci aspetta un mese altrettanto difficile, quindi non dobbiamo assolutamente ributtarci dentro. Per me riparte un campionato completamente diverso, un campionato che sarà anche... che cambierà, perché c'è un mercato in corso, quindi il mercato è sempre una sessione un po' particolare, ma non tanto per le operazioni che uno, ma ci sono magari giocatori che si sentono magari meno stabili o comunque pensano anche a soluzioni, quindi per noi allenatori non è mai una situazione facile da gestire, no? Però io conto molto sui miei ragazzi, sulla voglia, su quello che questa squadra sta costruendo e vuole costruire, quello di un'identità in un campionato difficile, un'identità forte, lo dobbiamo fare. Ludovico Malorgio, Corriere dello Sport, prego. Sì. Mister, lei come allenatore conosce benissimo i suoi giocatore, si dice allenatore al posto della squadra. Ecco, in questo momento le sue sensazioni sono molto vicine a quelle che ha provato prima della sosta. Ecco, come sente la squadra, i giocatori, il livello di concentrazione, di voglia di giocare, eccetera, dopo un mese e mezzo di sosta? Allora, noi ci siamo, in questo mese e mezzo abbiamo lavorato duramente. La squadra è chiaro in fiducia, ma questo è un campionato che non si può guardare, bisogna guardare le difficoltà in questo campionato, sono lì. Noi dobbiamo sempre avere quello che chiede ai ragazzi, un atteggiamento propositivo, un atteggiamento di fiducia, però ci serve sempre
l'umiltà, la determinazione, queste sono delle componenti che noi lì non possiamo sbagliare, cioè lì sarebbe mortale, no? E quindi non credo che la squadra possa avere da questo punto di vista delle ripercussioni negative. Si riparte in un campionato che siamo noi coscienti, quello, non abbiamo fatto niente, cioè quello che abbiamo messo alle spalle io non lo guardo neppure, io guardo solo avanti e cerco di far capire ai miei giocatori in tutte, sia nell'allenamento sia in tutte le riunioni che facciamo, che noi ci riparte un campionato completamente diverso, dove noi non dobbiamo sbagliare gli atteggiamenti, non dobbiamo sbagliare dal punto di vista di saper gestire le difficoltà che ci saranno nella partita e nelle prossime, ma questo fa parte della nostra identità, del nostro percorso. Sarebbe un errore pazzesco pensare di sentirsi no? un pelino più bravi, un pelino più tranquilli. No, noi queste parole non dobbiamo nemmeno sentirle. Alessio Amato, Calcio Lecce. Salve mister, due cose, una relativa alla formazione, abbiamo detto delle condizioni di chi era in dubbio e pensa di ripartire insomma dai capisaldi di come il Lecce si è lasciato, parlo soprattutto di quel Colombo, no? Che nelle ultime gare ha trovato una continuità di utilizzo dal primo minuto che magari prima non aveva in particolare. Poi faccio un'altra domanda dopo. Guarda, so che voi ci tenete sempre la formazione e avete ragione, ma io la formazione la fa il campo e la fa anche lo stato di forma dei ragazzi, no? Quindi lì c'ho tre attaccanti, di Hassan e Lorenzo, che ci hanno dato un contributo importante, ma c'è anche Persson che sta crescendo molto. Io sono molto fiducioso che presto questo ragazzo ci possa dare una mano. E quindi come dico, è un ruolo che sicuramente partirà uno dei due, l'altro subentra, quindi non è detto magari che presto si possa vedere in campo anche Joel, perché è un ragazzo che sta crescendo sotto tutti i punti di vista, è molto giovane ma ha fisicità e sta capendo bene il nostro modo di giocare. Lui non era abituato a giocare da prima punta, ma lo sta facendo molto bene, come lo sta facendo Lorenzo. Quindi è chiaro che ci siamo, io dico, queste sono partite che si giocano, si giocano in 11 più 5 cambi, che sono per noi fondamentali, e quindi domani sarà così. Capitolo gare interne, visto che si inizia proprio giocando in casa, lei ci ha vinto l'ultima gara giocata, quella con l'Atalanta, poi ne ha vinte di più in realtà fuori casa, concentrandosi su quelle casalinghe, cosa manca alla squadra, che le prestazioni davanti al pubblico amico le ha sempre fornite, per trovare quel cosiddetto fortino via del mare dal punto di vista anche dei punti? Guarda, noi abbiamo fatto secondo me delle partite sempre all'altezza, a volte è mancato il risultato, è mancata la vittoria, qualche volta anche non per colpa nostra, qualche volta per qualche disattenzione. Noi è chiaro che in casa, anche se oramai nel calcio moderno casa e fuori, noi vogliamo far bene perché siamo davanti al nostro pubblico, siamo davanti sul nostro campo, e si parte sempre da quello che ti ho detto: prestazione, prestazione, prestazione. Questo è quello che la squadra deve fornire per vincere le gare. Tonio De Giorgi, Telerama, prego. Buongiorno mister, abbiamo parlato prima di Malè, potrebbe dargli qualche altro spunto tattico questo giocatore? Non subito ovviamente. Noi l'abbiamo preso perché è una mezzala, è centrato in quel ruolo, è un giocatore che è sinistro, dinamico. Secondo me, io quando l'ho trovato in Venezia, un giocatore che a me ha sempre entusiasmato, l'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno ha trovato un pochino meno spazio anche perché la Fiorentina ha cambiato anche un po' il sistema di gioco, quindi ci viene a dare una grande mano. Oggi gli ho detto che non gli diamo tempo, perché tempo noi non ce l'abbiamo, e quindi
già da domani dovrà buttarsi dentro in campo. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno mister, ben ritrovato. Per quanto riguarda l'aspetto della squadra sul piano mentale, la prima parte di gara, che ormai è archiviata, ha dato quell'autostima e quella consapevolezza nei propri mezzi nel lavorare e alimentare la cultura del lavoro. Ma dopo la chiamata in azzurro, il premio anche alla squadra più giovane del campionato, di questi quattro elementi, Colombo, Gallo, Falcone e Baschirotto, questi ragazzi hanno dimostrato ancor più consapevolezza e più fame? Guarda, io gli ho detto a loro intanto che questa chiamata è un premio della squadra, non è un premio individuale, perché noi non è che si lavora tutti insieme ed è merito proprio di tutta la squadra, quindi a noi ci ha fatto piacere. Loro sono tornati, anche perché io non permetto a nessuno del mio gruppo di fare i sogni, noi ce li abbiamo tutti, ma per dare forma ai sogni c'è il lavoro, è l'unico modo, e quindi sono tornati a lavorare ancora con più fame, ancora con più responsabilità. E quindi è stata una gratificazione per tutti, per i tifosi, per la società, per l'area tecnica, per la squadra, per noi, per lo staff, quindi ci ha fatto piacere. Però adesso è solo il campionato che poi ti porta ad avere questi premi e queste riconoscenze. Per concludere, ancora su Colombo, il più giovane attaccante italiano, ce l'ho a lei e ci ha messo tanto del suo lavoro e del suo tempo per alimentargli quella fiamma e soprattutto quella voglia, come lei ha tenuto sempre a sottolineare. Colombo, secondo lei, quanto può dare ancora? No, quanto può dare? Appena iniziato, lui deve stare sereno perché non deve caricarsi di responsabilità. Sono ragazzi giovani, devono avere la gioia addosso, negli occhi. E anche quella sana spregiudicatezza, le responsabilità sono mie, loro devono andare in campo sereni e lui è sulla strada giusta, non deve ora, non dobbiamo mettergli tutti i riflettori addosso, ma nella misura in cui lui deve stare sereno, quando va in campo sereno, tranquillo, e si scarica un pochettino, no, del peso che ha a volte sulle spalle, è dal meglio, e noi abbiamo bisogno di quel giocatore lì, un giocatore concentrato perché lo dimostra nel lavoro, ma nello stesso tempo leggero nella testa, perché sono giovani e devono fare questo. Roberto Schipa, Totem Nord Salento. La Lazio è la seconda miglior difesa del campionato, questo durante la preparazione della partita è stato tenuto presente o si prepara sempre allo stesso modo la partita? No, ha questi numeri perché è un po' quello che vi ho detto, no? È ben allenata da un allenatore esperto che dà un'identità ben precisa alla squadra, è una squadra che non ha cambiato molto e quindi sia negli elementi che nel gioco ha tante cose consolidate, ma questo lo sappiamo, noi dobbiamo mettere proprio nella consapevolezza di questo, ecco perché ho detto serve una prestazione di altissimo livello sia mentale che fisico, perché per contrastare questa Lazio occorrerà non sbagliare niente. Filippo Verri, Pianeta Lecce. Buongiorno mister, ci sono state difficoltà nel gestire mentalmente i calciatori che potrebbero uscire a gennaio in quanto poco impiegati? No, perché noi abbiamo delle. Noi abbiamo de, questo è un gruppo che vive su dei valori e delle regole, no? E quindi nessuno, io non permetto a nessuno di sbagliare sotto questo punto di vista. Quindi e ognuno di noi che varca questo e viene a allenarsi deve portare massimo entusiasmo, massima professionalità, perché non glielo permetto, quindi tutto ciò che può essere non centrato all'obiettivo dell'allenamento individuale di squadra non ci serve, e quindi io non li faccio nemmeno spogliare, quindi noi si va avanti dritti barra dritta su quello che è il nostro obiettivo di crescita di squadra e individuale. Ringraziamo mister Marco. Grazie a voi.